È arrivato anche qua, a New York, il maledetto coronavirus. Chissà da quanto tempo girava indisturbato per la città. Abbiamo iniziato a sentire i primi casi di coronavirus a New York qualche settimana fa. Ma io non credo che in una città come New York, la città più multietnica al mondo, abbiamo l'ONU, abbiamo gente che viaggia in continuazione, due tra le più grandi comunità di cinesi al mondo, la Chinatown di Manhattan e la Chinatown del Queens a Flushing. Proprio in questo momento siamo tutti appesi ad un filo e le notizie ci arrivano minuto dopo minuto. Volevo fare questo video per informarvi un po' sulla situazione a New York, come si stanno evolvendo le cose, come la sto vivendo io, come la stanno vivendo alcuni miei amici, condividere con voi alcune informazioni che sono riuscita a raccogliere nell'ultima settimana riguardo a questo virus. Oggi, lunedì 16 marzo 2020, una mezz'oretta fa mi ha chiamato mio fratello in FaceTime, il fratello che vive in Michigan. Lui sta a Traverse City, nel nord del Michigan tra i meravigliosi laghi. Mi chiama, mi fa: è tutto chiuso, hanno chiuso tutto. E fino a ieri sera, perché ci videochiamiamo tutti i giorni, o quasi, la situazione era quasi tranquilla. Torniamo un attimo indietro nel tempo di qualche giorno. Allora, giusto per confermare quello che vi stavo dicendo prima, che ormai tutto il mondo è un po' appeso a un filo e le notizie arrivano così, inaspettatamente. Io sono iscritta a questo, si chiama Notify NYC. Se vivete a New York, lo potete fare anche voi, dovete mandare un messaggio con scritto COVID in maiuscolo al 692-692 e praticamente lo stato di New York vi manderà tutte le informazioni aggiornate, tutti i decreti e tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Proprio adesso, mentre sto facendo questo video, ho ricevuto un messaggio che conferma la chiusura effettiva di tutti i nightclubs, movie theaters, entertainment venues, quindi tutti i locali, teatri, cinema e posti dove fare intrattenimento da domani 17 marzo alle 9 di mattina. In più, sempre da domani alle 9 di mattina, tutti i ristoranti, caffè e bar saranno chiusi al pubblico ma offriranno un servizio di delivery. Ecco, questo per farvi capire che la situazione a New York sta diventando seria. Io personalmente sono contenta che si stiano prendendo queste misure di sicurezza, perché seguendo ogni giorno l'Italia, stando in contatto telefonico con parenti, amici, followers, riesco a capire la gravità della situazione e io stessa mi sono messa in auto quarantena 4 giorni fa. Esco solo esclusivamente per lo stretto necessario, per adesso non c'è stato niente di necessario a parte andare in farmacia. Un paio di date che mi sono segnata per voi. Allora, 12 marzo nel pomeriggio, dopo che già io mi ero messa in auto quarantena, a New York viene dichiarata emergenza. Viene annunciata la chiusura dei musei dal giorno successivo alle 5 di pomeriggio, cancellati tutti gli eventi e show di Broadway. 13 marzo è emergenza nazionale. I cittadini e gli Stati Uniti d'America sono un po' scossi da questa emergenza nazionale. Vi lascio qui di seguito degli screenshot di articoli del marzo. Chiudono alcuni ristoranti fino a data da definirsi e fortunatamente tutte le scuole fino al 20 aprile. Guys, Bill Gates lo aveva predetto 5 anni fa. Guardate un po' qui. Today the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Se fosse interessato, può controllare nell'info box, qua vi lascio il link completo di questo video di 5 anni fa. Invece a New York, a livello generale, la situazione è 50-50, direi, nel senso che molte persone hanno capito la gravità di questo virus, altre assolutamente no. Penso che anche per questo siano state prese queste misure di sicurezza, chiudendo ristoranti e caffè al pubblico. Sto vedendo dei video allucinanti online, Instagram, TikTok, di gente che fa
botte per la carta igienica, scaffali di supermercati vuoti, completamente vuoti, non c'è più cibo, la gente è impanicata, molti pensano che sia la fine del mondo e vanno a fare scorte come se si dovessero barricare in casa per mesi senza mai uscire. Credo che questo sia un pochino troppo, nel senso che ok la quarantena, ok non stare a contatto con le persone, nego che anche se sono molto tranquilla e sto affrontando questa situazione in modo positivo, non mi fa troppo piacere vivere questo momento così delicato della storia in America, soprattutto per un discorso di sanità. Ecco cosa sta succedendo nei centri commerciali. There's nothing left. This is crazy. Here's the cereal aisle. Hey, it's Corona time right now. How much? It's Corona time. How much? All right, I'll take one. It's Corona time. Thank you. Penso a questo punto che sia arrivato il momento di cambiare il modo in cui pensiamo. Il mondo sta cambiando a velocità della luce, per certi casi sta peggiorando e secondo me questo virus è un po' una, quella che chiamiamo qui wake up call, come un campanello d'allarme. Questo non vuol dire che ci debbano rimettere le persone, per capire che bisogna stare uniti, rispettare le regole, aiutare il prossimo, debbano appunto rimetterci delle vite umane. Ma forse questo è l'unico modo? Non lo so, lasciamo il quesito aperto. Tanti volevano il lavoro remoto, è arrivato. Questo è il momento in cui molti di voi avranno la possibilità di lavorare da casa. Cerchiamo di prendere il meglio da questa situazione surreale. Questo, per esempio, potrebbe essere il momento del cambiamento. Cercavate una vita nuova? Cercavate un altro lavoro? Volevate cambiare qualcosa in voi? Forse questo è il momento giusto per farlo. Forse questo è il momento di cambiare. Io sono una persona che cerca sempre di cogliere il positivo nelle situazioni anche drastiche. Nella drammaticità di questo momento, secondo me è molto bello vedere il mondo unito. C'è tricolore a Jesolo. Le persone che escono nei terrazzi in Italia e si mettono a cantare. Il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Cinesi che mandano un team di esperti in soccorso nel nostro paese. A Spagna mi sono arrivati dei video da una follower, Elena Gracias, ve li faccio vedere. Questa ragazza mi racconta che ogni giorno, quasi tutti i giorni, in un determinato orario della giornata, anche gli spagnoli si affacciano sui balconi ed iniziano ad applaudire per sentirsi più uniti. Lei mi scrive da Madrid. Io non avrei mai pensato di dire che gli Stati Uniti fossero più indietro dell'Italia, ma in questo momento, secondo me, è difficile capire senza un decreto ufficiale che bisogna stare a casa, che la quarantena è la migliore medicina e non bisogna avere nessun contatto con gli altri. Sto imparando da voi, sto imparando dall'Italia, seguendo le vicissitudini del mio paese, passo dopo passo. Ho capito la gravità di questa situazione, ho capito che o tutti o nessuno. È un momento che passerà alla storia. Noi tra 5, 10, 15, 20 anni ricorderemo i tempi del coronavirus. Racconteremo ai nostri figli, per chi ne ha o ne avrà, quello che abbiamo passato, la quarantena forzata e non, il lontano 2020. Sono momenti che ovviamente nessuno di noi dimenticherà mai. Per una persona come me, sempre in giro, così dinamica, piena di voglia di vivere, di idee, di iniziative, appuntamenti, eventi, corri di qua, di là, di su, di giù, conosci, vai. Fidatevi che stare a casa è molto difficile, ma non la sto prendendo male, perché uno, secondo me non ci sono alternative. Due, ci sono tante cose che vorrei fare ed imparare e non riesco mai per mancanza.
abbastanza di tempo. Questo è il momento in cui tutti noi abbiamo tempo. Questo è il momento giusto per recuperare tante cose che non siamo riusciti a fare per mancanza di tempo. Riallacciare amicizie, lavorare su progetti che avevamo in mente da tanto tempo, dedicarsi a alcuni hobby che si possono fare dentro casa. Apriamo un po' la mente. A casa si possono fare veramente tante cose, dalla lettura alla cucina, allo studio, al fitness, musica, televisione, se siete appassionati di serie TV, di cinema. Proprio ieri ho lanciato un gioco, una challenge su Instagram che si chiama Rainbow Week, la settimana dell'arcobaleno. E oggi è il primo giorno. Ogni giorno bisogna creare qualcosa di un colore diverso che annuncerò il giorno prima. Se avete tempo e voglia, venite a giocare. Chiari Lady Boss è il nome del mio feed. È importante comunque rimanere a casa in un momento così delicato, nel rispetto delle persone malate, di dottori, di infermieri, tutti coloro che stanno lottando e cercando di aiutarci e aiutare il mondo a debellare questo virus il prima possibile. Credo che comunque questo momento ci stia facendo capire tante cose. In primis che in certi casi bisogna seguire le regole anche se non ci va, una cosa più grande di noi. Ci sono delle situazioni nella vita in cui bisogna andare contro la nostra volontà. Un'altra cosa che penso tutti stiamo imparando è che non bisogna discriminare. In questo momento tante persone del mondo stanno discriminando noi italiani. Sono sicura che tra qualche giorno, massimo settimana prossima, inizieremo a vedere i risultati di questa grande fatica. La terza cosa che stiamo imparando è di essere pazienti, perché senza pazienza non si arriva da nessuna parte. Il coronavirus è un'ottima scuola per la pazienza. Un'altra cosa che penso sia quasi scontata è che dobbiamo aspettarci l'inaspettato, sempre. Io comunque continuerò a rimanere a casa, ad aggiornarvi soprattutto nelle storie di Instagram, sostenervi ed intrattenervi. Vorrei tanto essere con la mia famiglia a trascorrere questa quarantena. Per chi ha la possibilità di rimanere in famiglia, sappiate che siete molto fortunati di poter passare una quarantena in famiglia. Cosa positiva di questa quarantena? Godetevi questo tempo per voi. Meditate, ragionate sulla vita, ragionate sui rapporti con le persone, ragionate su come possono cambiare le cose da un momento all'altro. Non avremo mai più così tanto tempo a disposizione. Dobbiamo solamente fermarci un attimo. Niente più aerei, scuole, incontri, eventi. È ora di fermarci e ascoltare il silenzio, ma anche noi stessi. Oggi vi lascio con due quesiti. Che obiettivi vi siete posti per queste settimane di quarantena? E quali sono le cose che vi mancano di più? E poi un ultimo messaggio d'amore che arriva dalla California. Visit California. Dicono che ci amano. Resisti Italia. Italia, ti amiamo. Italia, ti amiamo. Italia, ti amiamo. Italia ti amiamo. Italia ti amo. Italia ti amiamo. Italia ti amiamo. Siamo con te, Italia. Italia ti vogliamo bene. Italia ti amo. Notizia lampo, scusate se mi vedete in arancione, prima ero rosso, però la challenge continua, domani il colore sarà l'arancione, quindi avevo bisogno di contenuti arancioni, ma ho ricevuto un messaggio importante da un'infermiera italiana che vive e lavora a New York, lei si chiama Rosie, e condivide con me il sito del CDC, Center for Disease Control and Prevention, che è il sito ufficiale dove prendere informazioni libere e gratuite, di avere linee guida e informazioni sul Covid-19 che il suo ospedale e tutti gli ospedali di New York seguono, che sono dettate dal CDC e WHO e servono appunto per la salvaguardia della salute. Vi lascio il link qui nell'info box. Tanti abbracci virtuali da New York e pensieri positivi. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss. Al prossimo vlog. Bye guys! Mi raccomando, stiamo uniti!